Stiamo procedendo a una quota di 7500 metri e circa 2 minuti fa abbiamo lasciato l'isola di Ponza per volare in linea retta su Palermo, dove finiamo di atterrare per circa mezz'ora. La battaglia che tutti gli anni e anche quest'anno nel 40° diciamo che continuiamo a fare è peraltro tutta politica. Mancano sono i nomi degli autori. E allora deve andare il mio paese, il mio governo, il conte di turno in Francia, perché magari ce l'ha detto Cossiga, che i francesi vaglielo chiedere, o in America o in Inghilterra. C'erano i loro aerei nei nostri cieli. Se fossimo un paese serio, se fossimo un paese che vuole difendere la propria dignità nazionale, si deve fare davvero dire chi ci ha potuto abbattere un aereo con i suoi 81 passeggeri a bordo. Era ben chiaro che al di là della scomparsa tragica, come sempre sono le morti, di queste 81 persone, quando mi sono resa conto che qui dietro c'erano invece degli atteggiamenti omertosi e criminali di uomini delle mie istituzioni, delle nostre istituzioni, del mio paese, non ho potuto accettarlo e quindi ho fatto la battaglia che ho fatto. Il giorno dopo raccontarono che l'aereo era caduto per cedimento strutturale e dopo poco tempo di questa vicenda non se ne parlò più, era passato la facile verità che gli aerei cadono, cedimento strutturale vuol dire che si era rotto, è ben possibile, e andò a finire così. In quel cielo gli esperti della NATO dissero che c'erano aerei americani, aerei francesi, aerei inglesi, aerei belgi e alcuni con la targa spenta, probabilmente libici. Nel 99 quindi il giudice priore disse: è all'interno, sto citando, di un episodio di guerra aerea che è avvenuto l'abbattimento del 19 dell'Italia. E continua guerra di fatto e non dichiarata. Azione di polizia internazionale contro il nostro paese, di cui sono stati violati i confini e i diritti. Queste sono le conclusioni della sentenza dinanzi del giudice priore in sede penale. Per questo lui rinvierà a giudizio nel 99, a fine 99, i generali dell'aeronautica, il capo di Stato Maggiore dell'aeronautica, il vice capo di Stato Maggiore dell'aeronautica, il generale Tascio, capo del SISMI in quel momento, e tanti altri generali, Notar Nicole e altri, per tanti reati. Alcuni di essi erano fino all'alto tradimento. Tutti gli altri, 70, 60, 70 avieri, controllori di volo, che avevano raccontato, distrutto materiale, dimostra il giudice, nei vari siti radar, tanto da rendere impossibile la ricostruzione dell'evento, questi saranno anche loro rinviati a giudizio nel 99, ma nel 2000, quando iniziò il processo, questi reati erano già prescritti. Questo non vuol dire che dovevano sentire un senso di fedeltà, secondo me, nei confronti delle istituzioni e del loro paese. E una volta imparato che i loro generali erano stati imputati di alto tradimento, a mio avviso avrebbero potuto raccontare motu proprio, senza pensare di avere né dei regali né dei disvalori di regalo. Ma insomma, e non è successo. Questo è un grande dramma che l'Italia si porta dietro. Qualcuno ha obbedito e va benissimo o va malissimo, non lo so, ma anche quando capisce che ha obbedito a un ordine che è stato giudicato un crimine, non si è mosso nessuno. Questa è la grande angoscia che mi pervade. Dal 2007 in poi, il nostro ex presidente della Repubblica Cossiga e presidente del Consiglio quella notte cominciò a dire la sua verità, e la sua verità era: ah sì, in effetti a fine anni 80 l'ammiraglio Martini, in quel momento capo del SISMI, servizio segreto, mi diceva che probabilmente erano stati i francesi ad abbattere il 19 dell'Italia. E continua il buon Cossiga, quando il
pilota dell'aereo francese tornerà sulla porta aerei, resosi conto della cosa che era avvenuta, cioè che aveva abbattuto un aereo civile, dalla disperazione si suiciderà, tanto che i magistrati romani hanno dovuto, come lei ben capisce, riaprire le indagini. E quindi le indagini per sapere gli autori sono ancora in corso. Siamo arrivati fin lì, il giudice ha potuto arrivare fin lì, dimostrare che è stato abbattuto. Oggi ci servono i nomi degli autori di questo reato. Di sicuro non aggiunge altro che il completamento di quello che in effetti già si pensava, cioè che evidentemente stavano vedendo qualcosa, che come sa i finestrini degli aerei sono piccolissimi, anche quelli dei piloti, no? E quindi avranno visto transitare qualcosa davanti a loro, un aereo, 30 aerei, 40 aerei, non lo so. Qui nessuno su questa vicenda, lo ripeto sempre, è innocente, nessuno.